Ci troviamo oggi in località San Gabriele, siamo in comune di Piozzano, poco lontano da noi l'antica pieve di Pomaro che è documentata già a partire dal VII-VIII secolo. La chiesa è dedicata a San Giovanni Battista, non sappiamo dire esattamente a quando risalga questa dedicazione, ma certamente è un po' inusuale trovare una dedicazione differente dal nome della località. Probabilmente più in tempi più antichi questa chiesa poteva proprio essere dedicata a San Gabriele. Questa chiesa viene già ricordata in alcuni accennati, in alcuni documenti del 1021 che la vedono associata e quindi alle dipendenze del monastero di Mezzano Scotti. Sapete che il monastero di Mezzano Scotti è un monastero benedettino che si trovava immediatamente sotto a Bobbio. I suoi possedimenti arrivavano appunto anche in questa zona. Le carte tacciono poi fino alle prime visite pastorali, come abbiamo già visto nelle puntate precedenti, diventano sempre un po' la prima occasione per scoprire un qualcosa in più di queste chiese che vengono raccontate nel dettaglio da tutti questi visitatori. Il primo appunto, l'abbiamo già accennato altre volte, è il Monsignor Castelli nel 1570. Ci descrive una chiesa estremamente povera con un tetto in pietre a vista, addirittura non vi era nemmeno il tabernacolo, c'era un altare in pietra non consacrato, quindi davvero una situazione di grande povertà. Solo a partire poi dall'inizio del Novecento, ancora una volta anche qui, come abbiamo già visto per Bruso e Breno, ci sono grandi lavori di restauro. Frutto di questa grande campagna di lavori è proprio questa facciata anzitutto, una facciata che troverà compimento solo nel 1926. L'allora parroco, Don Federico Calzinari, commissiona il progetto di restauro all'architetto Camillo Guidotti. Conosciamo l'architetto Camillo Guidotti perché è fortemente impegnato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento nei grandi lavori di restauro della cattedrale di Piacenza, però si interessa e si impegna anche per tante piccole chiese della diocesi, tra cui appunto anche questa. Il suo progetto era un progetto che la voleva riportata ai caratteri romanici, quindi aveva addirittura previsto delle guglie sopra alla facciata. La soprintendenza ridimensionerà molto questo progetto fino ad ottenere la configurazione che vediamo un po' oggi. La facciata doveva essere rivestita completamente in pietra arenaria, in realtà poi per ragioni di spesa ne verrà solo realizzata una parte in arenaria, quindi questi stipiti del portale, il protiro, alcune parti appunto delle due bifore e delle due monofore. In alto un coronamento ad archetti pensili che appunto ricorda proprio questo stile. Molto interessante la parte retrostante, in modo particolare l'abside centrale. Questa ancora appunto tutti gli elementi costitutivi originali, ad eccezione ovviamente della parte superiore che è stata sopralzata, non sappiamo esattamente in quale epoca, in quale periodo. Questo catino è tripartito da queste due lesene centrali che inquadrano la monofora, quella inferiore è ancora la monofora originale, mentre quella superiore è stata rifatta probabilmente proprio durante i lavori di restauro che prima accennavamo, coordinati e condotti dall'architetto Camillo Guidotti. Nella parte superiore questa monofora presenta due pavoni, quindi con dei rimandi evidentemente all'architettura, all'arte a servizio della liturgia. Le due invece absidiole laterali sono state rifatte in epoca successiva, in modo particolare questa che è della sagrestia di destra è stata rifatta totalmente. Non sappiamo quale fu invece il destino dell'altra, non sappiamo se sia stata ricostruita totalmente o meno, certamente c'erano dei fabbricati che la conglobavano, fabbricati demoliti durante questi lavori d'inizio Novecento e che le hanno riportato l'abside in vista. Come si può ben comprendere, tutti gli elementi che profilano le due monofore sono evidentemente rifatti.
Sempre in epoca successiva, ma non sappiamo ancora una volta datare questo evento con assoluta precisione, furono realizzate le due sagrestie laterali. Questo corpo si riferisce alla sagrestia di destra e una speculare la troviamo a sinistra. Due sagrestie che hanno direttamente l'affaccio sul presbiterio, affaccio che fu rivisto, modificato sempre durante i restauri del Novecento, anche qui ancora una volta andando a realizzare degli archi in stile romanico. Questa invece alle mie spalle è la cappella di Sant'Andrea, che custodisce al suo interno una ancona lignea di grande interesse. Questa cappella fu probabilmente costruita intorno, diciamo, dalla fine del Cinquecento all'inizio del Seicento. Speculare a questa cappella troviamo la cappella della Madonna della Cintura. L'interno in questo modo viene a configurarsi come una sorta di pianta a T. All'interno della chiesa di San Gabriele di Piozzano si conservano dipinti murali del primo Novecento. Lungo l'arco presbiteriale è delineata una teoria di pecorelle convergenti verso l'albero della vita, con monogramma cristologico e colomba, opera degli artisti Alberto Aspetti e Alberico Bossi, che la realizzarono nel primo quarto del Novecento. Nei catini dell'abside proto-romanica si trovano altre pitture sempre del primo Novecento di scuola piacentina. Il catino di sinistra presenta la raffigurazione dell'Annunciazione. L'abside centrale presenta storie della vita di San Giovanni Battista, titolare della parrocchiale, in particolare l'imposizione del nome al Battista nel catino con le raffigurazioni di Zaccaria, Elisabetta, Dio Padre e tre angeli. Nel catino di destra invece è presentata la decollazione del Battista. Passando ora alle opere più antiche conservate nella parrocchiale, si possono ammirare due fra i paliotti scagliola più antichi, appunto conservati nel Piacentino. Nella cappella di destra la mensa d'altare è fronteggiata da un paliotto del 1693 che mi è stato possibile attribuire allo scagliolista locale Carlo Antonio Bianchi grazie a raffronti con un'opera documentata. Il secondo paliotto orna la cappella di destra dedicata a Sant'Andrea. È un paliotto datato 1666, pertanto è il più antico fra quelli custoditi nella nostra diocesi. Al centro presenta l'immagine del martirio di Sant'Andrea, che sembra ripresa dal dipinto soprastante. La pala soprastante, appunto, come dicevo, raffigura anch'essa il martirio di Sant'Andrea e presenta al centro della composizione il santo inchiodato in croce con il suo carnefice e sulla sinistra in basso la figura del committente in abito sacerdotale con letto bianco. Si tratta di Andrea Cortemiglia Pisani, rettore della chiesa di San Gabriele nella seconda metà del Seicento. Lo stemma del nobile committente è delineato sulla destra del dipinto, uno stemma con leone rampante, croce e colomba, e anche nell'architrave dell'ancona che ospita questa tela. Si tratta di una tela di produzione emiliano-lombarda ancora da studiare, ma piuttosto significativa sia nell'uso del colore che nella modalità di composizione. L'ancona che la custodisce è altrettanto pregevole e si può attribuire alla produzione locale. È un'ancona a colonne binate scanalate con architrave decorato da fregio a girali e la figura di Dio Padre benedicente e angeli nel timpano. Dalle visite pastorali sappiamo che questa, che è da sempre la cappella dedicata al Battistero,
aveva bisogno anch'essa di completamento, era necessario realizzare una cancellata, era necessario realizzare un affresco dedicato al Battista, tutte cose che non furono mai ottemperate anch'esse fino a questi lavori del Novecento. Il grande sostenitore di questi lavori fu il vescovo Giovanni Battista Scalabrini, che venne qui nel 1900 e consacrò questa chiesa. Sappiamo dalle visite pastorali precedenti che la data di consacrazione in realtà non era mai stata accertata con sicurezza, quindi lui arriva qui nel Novecento, consacra questa chiesa e da lì davvero prende vita, prende moto tutta questa campagna di lavori che appunto ce la restituiscono con la configurazione che oggi c'è possibile di vedere.